Roberto De Monticelli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, Roberta De Monticelli, il suo appuntamento al Festival Filosofia di Modena che sarà sabato 19 settembre. Il titolo è Un non so che di architettante e armonico, un titolo che desta molta curiosità, e ricordo ai nostri ascoltatori la prenotazione al Festival Filosofia direttamente, come ogni cosa ormai, via internet sul sito festivalfilosofia.it. Vorrei ancora ricordare che Roberta De Monticelli insegna filosofia della persona all'Università Vita e Salute di Milano. Io vorrei subito fermarmi su questa definizione, Roberta De Monticelli. Magari qualcuno si è chiesto, ma che sarà mai la filosofia della persona? Ecco, beh, naturalmente... Se pensiamo che la definizione tradizionale di persona è la gente è ragionevole e morale, è la filosofia della persona, è la filosofia di questa gente, se vogliamo già metterci nel contesto della conversazione di oggi, che è una sorta, come posso dire, di interfaccia, se vogliamo, fra il mondo della natura e quello della società, non è vero? Noi siamo agenti sia nel senso che... siamo sempre interagenti con come dire, la base naturale del nostro essere, ma lo siamo anche con il contesto sociale del nostro esistere. Ecco, questa è la filosofia della persona. O meglio, questo è il suo dominio, ecco, diciamo così. Quello è il dominio e quindi bisogna dominarlo, questo dominio, in maniera molto razionale da parte di tutti. Roberta De Monticelli, il suo incontro al Festival Filosofia di Modena entra nel tema che sembra molto lontano dal tema filosofico, la parola macchine, e invece dall'antica tecne ad oggi, fino al futuro, fino a chissà quando, la filosofia entrerà ovviamente anche in questa parola, nell'humus proprio della parola macchine. Il suo incontro, come dicevo poco fa, è intitolato Un non so che di architettante e armonico. Parte dagli errori, tra virgolette, gli errori famosi di Cartesio e Turing. Ecco, andiamo subito a definire quali sono questi errori o presunti errori. Devo dire che in verità il titolo che lei ha citato credo che resterà la parte più bella al momento la sola del mio intervento, nel senso che non è, viene da me, viene da un testo di Leibniz letto in anni lontani. Pensavo a una riflessione che rimette in dialogo uno dei grandi padri in fondo anche dell'informatica che è Leibniz, che è insieme anche il grandissimo metafisico dell'individualità. Ecco perché c'è un'idea, come dire, di ciò che collega immediatamente Leibniz alla nostra contemporaneità filosofica, vale a dire, tra virgolette, l'errore di Cartesio. Tutti sanno, Cartesio era dualista, mente, corpo, eccetera. Poi ci fu una versione, diciamo, più contemporanea, più di dualismo praticato anche dagli scienziati, o perlomeno così molti filosofi hanno sostenuto, a partire appunto da Damasio, che era anche scienziato, e molti altri, appunto il famoso errore di Cartesio qual è? Ma quello di concepire in realtà la nostra mente sul modello appunto di un software di calcolatore, quindi ancora molto, diciamo così, indipendentemente da un hardware, dalla macchina, diciamo così, o un software multirealizzabile, diciamo, può essere fatto girare su tante macchine diverse, ma è vero che noi siamo così, la nostra mente è così indipendente dal suo substrato biologico. Ecco, allora naturalmente la ultima generazione, ormai diciamo da una trentina d'anni, insomma, di scienziati e filosofi, si è più orientata sull'ipotesi della mente incorporata, embodied, no? Che è quindi, diciamo così, in definitiva la persona più che la mente. Ecco, noi incontriamo persone più che menti, incontriamo agenti e pazienti naturalmente più che centri di direzione, eccetera, no? Ecco, quindi in questo senso Leibniz, che è in qualche modo il
teorico dell'individualità incarnata, e questo lo si dimentica troppo spesso, ecco, si può mettere direttamente in colloquio con noi. Si può mettere direttamente in colloquio con noi, però Roberta De Monticelli, questo colloquio, ritornando a quel famoso cosiddetto errore, mi perdoni se lo chiamo sempre cosiddetto errore di Cartesio, che separava in modo molto drastico l'emozione e l'intelletto, no? Questo è stato per tanti anni un principio ispiratore. Ricordo un libro di diversi anni fa, intitolato, uscito per Adelphi, no? Intitolato L'errore di Cartesio, e ragionava proprio su come l'emozione, la ragione, in sostanza l'intelletto possono interagire, e a questo punto anche traguardando il pensiero di Cartesio, interagire anche con le macchine, che erano già presenti allora, ma oggi come oggi è ancora più evidente. Certo, allora è chiaro la grande obiezione di Damasio e di tutta, insomma, la scuola, insomma, che da lui discende, è la valorizzazione, come lei dice giustamente, del ruolo delle emozioni proprio nell'architettura, diciamo così, non solo decisionale ma anche cognitiva, ecco, della mente umana, no? Il famoso caso Fineas Gage, di quell'uomo che in qualche modo si vide cambiare la personalità precisamente in base, diciamo, a una lesione di una certa parte della corteccia cerebrale che presiede non soltanto, diciamo non soltanto alle emozioni, ma al loro precisamente ruolo in tutta la nostra vita, compreso attiva, compreso interattiva, quindi anche nella, in fondo, manovra, diciamo, di ciò che è artificiale o meccanico, che è poi in sostanza il lavoro umano, ecco. Quindi, allora, questo è un aspetto molto importante, quello della vita emotiva. Diciamo, quando io ho dato questo titolo laeniziano, diciamola tutta allora, questa frase, come è fatta, no? Dice, c'è in noi un non so che di architettante armonico che non appena è liberato dal compito di dirimere le idee, si mette a comporne. Ecco, allora questo che mi aveva molto colpito era questa componente, se vogliamo, sintetica, ma che io direi è di più che sintetica, si mette a questa iniziativa, questo potere di iniziativa che apparentemente noi abbiamo nel modo più banale, quotidiano. Noi passiamo la nostra giornata a iniziare cose, fin troppo, no? Spesso non le portiamo a termine. Ecco, questo è un aspetto che ci permette forse di, come dire, ricalibrare un po' il confronto con l'intelligenza artificiale, in termini più vicini alla nostra esperienza, più concreti, più fenomenologici. Ecco, era un po' questa l'idea del non so che, perché effettivamente non sappiamo che cosa è che ci permette appunto di iniziare qualche cosa di nuovo e dunque in qualche senso di fare noi stessi nuovi quasi ad ogni momento di ogni giornata, che questo è il grande fascino dell'esistenza umana, credo. È straordinaria l'idea del comporre idee, Roberta De Monticelli, secondo il pensiero di Leibniz, però in che modo noi, nel saper comporre le idee? Lei nell'articolo che ha scritto per La Stampa si chiede se quando noi per esempio parliamo con la famosa intelligenza artificiale, che non sappiamo nemmeno essere intelligenza artificiale perché lo diamo per scontato, che ne so, con Alexia, con Cortana, con Siri e così via, ecco, in che modo però quel pensiero di Leibniz del saper comporre le idee ha un rapporto quando io per esempio chiedo una strada a Siri al mio telefono? Appunto, vede, in fondo il trionfo di questi aggeggi installati sui nostri calcolatori è un trionfo sui nostri computer, sui nostri dispositivi, è un trionfo del test di Turing, no? Come è noto, il test di Turing negli anni 50 è il gioco con il quale possiamo valutare, fra virgolette, se un computer, fra virgolette, può pensare in uno dei sensi del termine, nel senso che tutti sanno, no? Se dopo 5 minuti di conversazione non riusciamo a distinguere l'ente in questione da una persona umana dalle sue risposte, quindi a livello comportamentale, allora in definitiva possiamo supporre che entro certi versi questo essere pensi, sia pensante, non lo distinguiamo da uno pensante, ecco. A parte
A parte appunto che Turing era ben consapevole che questo era un metodo di valutazione del comportamento, no? Si distingue fra l'ipotesi forte e quella debole dell'intelligenza artificiale. Quella forte dice, beh sì, la macchina è pensante, ipotesi, no? Le macchine possono pensare. Viceversa, questa seconda, diciamo, messa in atto dal test di Turing è semplicemente le macchine possono comportarsi come se. E in effetti i nostri automi, diciamo, conversazionali, che sono poi delle chatbot, appunto degli automi, dei piccoli robot che sanno conversare, per certi versi appunto sono il trionfo del test di Turing, per certi versi soltanto però, perché precisamente quello che noi notiamo è che se appena usciamo dal seminato ci lasciano un po' in, come dire, si perdono. E allora che cosa, in un certo senso, come possiamo leggere questo tipo di defiance? Appunto con una differenza essenziale, come una differenza essenziale rispetto alla nostra capacità non solo analitica e dunque, diciamo, no, quando noi analizziamo possiamo ripercorrere agevolmente tutti i passi che abbiamo fatto e possiamo ricombinarli in molti modi. Su questo si basa anche il deep learning, la capacità che le macchine hanno di imparare e quindi di rispondere non in maniera così banale, ma anche entro certi limiti innovativa, entro certi limiti. Quali sono questi limiti? Appunto che non sono in grado di comporre idee nuove, cioè di trovare a partire dagli elementi dati qualcosa di nuovo, di non già pensato prima in qualche modo. Possono combinare, ma non possono comporre. Ecco, la differenza fra combinare e comporre è importante. E quando noi prendiamo in mano i nostri oggetti, e la parola algoritmo è una parola importante, una parola che attraverserà molto ogni incontro del Festival Filosofia di Modena, proprio con la parola macchine. Nella parola macchine, nel computer e in tutti quanti questi dispositivi entra la matematica, veramente come forza imperante. Quindi la filosofia così riesce in qualche modo, o finisce, Roberta De Monticelli, a identificarsi la filosofia nella matematica? Ma dunque, io penserei questo, gli algoritmi, il pensiero algoritmico, la parte algoritmica del nostro pensare è una parte importantissima e, diciamo, è la parte che determinate teorie matematiche ci hanno insegnato a conoscere molto bene, ed è quella su cui si fonda il funzionamento dei software di cui noi disponiamo. L'errore sarebbe di identificare la matematica con l'algoritmo o con la sua componente algoritmica. La matematica è una delle imprese di pensiero più assolutamente creative e compositive, no? Nel senso che dicevamo prima, i nostri, tutti i teoremi di limitazione dimostrano che i nostri sistemi formali non possono fare tutto quello che noi possiamo invece fare, anche soltanto a livello di scoperta, invenzione e entro certi limiti dimostrazione matematicamente accettabile, no? Quindi l'importante messaggio che passi è, non è che adesso dobbiamo contrapporre la filosofia alla matematica, perché appunto questa, la matematica, serve ai computer, ma noi invece siamo di più dei computer. Ecco, vorrei che non passasse questo messaggio, e come del resto lei stesso diceva molto opportunamente, la matematica è precisamente quello con cui non possiamo a non fare i conti, i filosofi in primo luogo. Quindi dobbiamo trovare un linguaggio che sia privo delle cosiddette imperfezioni umane, anche se sono parecchie. Però il computer, in una, adesso se dico una banalità, Roberto De Monticelli abbia la compiacenza di fermare, ma secondo lei, in una visione, se vogliamo, prometeica, il computer può essere considerato la macchina che porta la filosofia oltre la figura umana, oltre l'uomo? Ah beh, questa è una bellissima domanda, e io credo che in fondo non abbiamo prove definitive per
supporre che non esista altra forma di intelligenza, diciamo così, compositiva o creativa che quella umana. Quindi già questo apre un orizzonte, come dire, affascinante. Poi la sua questione la si può intendere anche come diciamo il grado, ecco, io non soltanto di potenziamento strumentale che tutta la nostra sapienza, diciamo così, informatica offre, pensiamo alla quello che si chiama l'enhancement, no? L'aumentare i nostri poteri mentali, diciamo così. Ecco, questo può essere visto in chiave, come dire, di Ibris, no? Diciamo titanica e forse anche prometeica e magari con tutto il tragico che questo può portarsi dietro, come sappiamo, ma può essere intesa anche come grande supporto e aiuto alle carenze umane e anche alle patologie, no? Ecco, in questo senso si estende enormemente, come dire, l'intelligenza dei geni ricade, ha ricadute potenziali, ma credo già attuali, nelle ferite dei più deboli. Ecco, questo è quello che naturalmente ogni umanista, ogni buon umanista dovrebbe quantomeno sperare. Nel corso del suo incontro lei cercherà di rispondere anche alla domanda: quale condizione una macchina può essere detta intelligente o pensante, no? Ritornando a quanto si diceva in apertura di questa conversazione, riprendendo una parte del suo intervento sul quotidiano La Stampa, ecco, per riportare proprio anche ad elementi di cronaca che sembrano semplici ma sono molto profondi, ecco, forse ci viene in aiuto per rispondere a questa domanda Sofia. Ecco, secondo lei è importante raccontare la storia di Sofia? Beh sì, quantomeno è una storia francamente molto, molto interessante e divertente. Sofia, diciamo, si possono avere molte opinioni su Sofia. Sofia credo che molti l'abbiano vista, diciamo, basta accendere, basta metterlo, googlarlo, come si dice, e ce la si vede comparire davanti. È un come dire, un robot, un automa molto umanizzato, un androide, che fra l'altro a cui hanno dato i tratti di un'attrice, adesso Audrey Hepburn mi sembra, quindi un volto molto bello, anche se invece la testa è fatta in modo che si vedano dentro i girare i meccanismi, cosa che credo sia più un giocattolo che altro, perché non credo sia lì. Questa Sofia diciamo è diventata famosa anche per essere stata, e non so il significato di questa cosa, credo francamente per nulla positivo, insomma, essere stata, diciamo, la prima cittadina, il primo androide dotato di cittadinanza, da chi poi, da quale stato, figuriamoci un po', dall'Arabia Saudita, non uno stato particolarmente liberale nei confronti, diciamo così, delle differenze di genere. Ecco, questa sarebbe una differenza talmente, come posso dire, al di là di ogni immaginazione, che chissà, forse il governo dell'Arabia Saudita non ritiene pericoloso conferire la cittadinanza a Sofia. Sofia è, appunto, diciamo, alcuni dicono è semplicemente una chatbot, è un po' come Alexia o come appunto Cortana, cioè a seconda del programma conversazionale che tu le metti dentro, che fai girare di volta in volta, Sofia sarà in grado di interagire, diciamo, con un conversatore, cioè di rispondere più o meno pertinentemente alle domande. E in effetti se si va su internet lo si vede, ed è in fondo stimolante, divertente e anche naturalmente inquietante. Ora non ricordo esattamente la domanda che mi aveva fatto a proposito di Sofia. Ecco, se possiamo veramente credere che Sofia, diciamo così, si avvia ad essere, diciamo, una prima prova che la macchina, come così, quel tipo di macchina lì può pensare. Qui si aprirebbe una nuova conversazione, no? Da quello che abbiamo detto potremmo dire sì e no. Nella misura in cui è una chatbot, direi no. Nella misura in cui diciamo viene dotata, ecco, questo è un punto, di un corpo, per così dire, e questo corpo riceve gradi sempre maggiori di autonomia, supponiamo che oltre a darle la cittadinanza, che è un pezzo di carta, ci sia la possibilità di darle la libertà, vale a dire che si accenda da sola e che resti accesa,
Ecco, questo farebbe la differenza, perché a questo punto diciamo che anche un minimo programma di interazione con l'ambiente, unito con delle possibilità, diciamo così, appunto di ricombinare, potrebbe portare un automa di questo genere appunto a una sorta di feedback e in qualche maniera, chissà, forse una forma di autopoiesi, cioè diciamo di sviluppo di nuove capacità. Enorme interrogativo, è quello su cui dibattiamo oggi. Un enorme interrogativo, un interrogativo di sempre, poi più recentemente dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley, poi ricordiamo il robot di Karel Čapek, se non ricordo male, fino all'attuale Sofia di cui raccontava poco fa lei, ecco. E dopo Sofia, che futuro ci sarà secondo lei, Roberta De Monticelli? Questo non mi sento di. La filosofia non traguarda queste cose. Il filosofo, ahimè, come ben sappiamo, e purtroppo io ne sono, ahimè, un esemplare vizioso, tende a guardare indietro, no? Tende a uscire di sera a guardare la giornata passata piuttosto che quella a venire, quella futura. Ecco, però una cosa si può dire, io credo che quello che l'intelligenza artificiale ci ha insegnato, perché molte cose ci ha insegnato, è precisamente come funzioniamo, nel senso di una gran parte di come non funzioniamo. Ecco, siamo partiti dall'errore di Cartesio, siamo arrivati, diciamo, a una specie di iniziale modello di mente incorporata artificiale, come potrebbe essere Sofia. Ecco, diciamo, è lì che bisogna vedere un po' che cosa ci riserva il futuro, non tanto, io credo, per creare veramente androidi che poi magari ci sostituiranno, tipo appunto Frankenstein, eccetera, piuttosto per capire di più. Cioè, diciamo che la grande idea dell'intelligenza artificiale, in realtà, secondo me, non è tanto ingegneristica quanto filosofica, cioè non è tanto di creare altri tipi di noi stessi, quanto di imparare di più imitando, no? Come siamo, ecco, e su questo io credo che abbiamo fatto molti progressi e continueremo a farli, pericolosi anche, perché l'ingegnere è sempre dietro l'angolo, pronto a intervenire, e allora ecco, adesso si aprono questi enormi problemi, casomai appunto di ingegneria genetica e biologica. Problemi, perché naturalmente, come tutte le imprese umane, andrebbero normate in base a valori, e questi valori non sono spesso né gli ingegneri né i danti causa degli ingegneri li amministrano correttamente, ecco. E quindi questo è il grande scenario problematico del futuro. Scenario problematico del futuro, ma ogni futuro ha il suo scenario che è un problema, e quindi il pensiero di Leibniz che lei ci ha lasciato del saper comporre idee è un monito importante, ma soprattutto a proposito di macchine si può riprendere forse il pensiero di Heidegger sul più che un'adesione a una regola, no? Che può essere anche un po' legata al momento, qui invece bisogna ragionare in maniera molto più larga, bisogna continuare a interrogarsi attorno a chi siamo noi esseri umani. Lo chiedo a lei, attorno a chi siamo? Indubbiamente, no? Ecco, una delle grandi, imperiture, a mio modo di vedere, scoperte di Leibniz, imperiture ma non mai più riprese veramente in termini contemporanei, attuali, è proprio il principio leibniziano di individualità, no? Se noi possiamo chiedere, diciamo, noi, persone umane, siamo il solo ente fra quelli che ci circondano di cui abbia senso chiedersi chi siamo. Vale a dire, chi siamo non significa soltanto quale cosa siamo fra queste date. Per esempio, c'è una stanza e dice dov'è la sedia, qual è la sedia. No, chi siamo non pone una questione di selezione da un insieme dato, ma una questione di approfondimento della natura individuale della cosa stessa. Naturalmente possiamo chiederci di qualunque cosa, che cos'è come individuo, come cosa individuale, ma normalmente rispondiamo facendo, diciamo, riferimento alle varie scienze che si occupano dei vari strati di cui una cosa è composta. È una sedia, componente fisica, chimica, architettonica, eccetera.
E per quanto riguarda noi, questo studio, diciamo così, come dire, composizionale, nel senso allora di studiare per pezzi ciò che siamo, per campi di studio, di scienza, basta? Beh, no, perché non solo non è sufficiente, ma neppure è necessario. La conoscenza che noi prendiamo delle persone è la prima cosa, diciamo così, che l'animale umano, come dire, impara ad esercitare ed approfondire da quando viene al mondo. Ecco, noi abbiamo molto studiato la cognizione sociale, l'empatia, eccetera, è vero, ma non abbiamo ancora approfondito invece né la conoscenza personale che noi prendiamo davvero delle persone quando a un certo punto, ben diverso è conoscere una persona, nel senso di essere acquainted, di avere una conoscenza, una familiarità, dal circostanza di saperla semplicemente distinguere da altre persone, come dire, da avere una, come si dice, una conoscenza superficiale. Ecco, in che cosa consiste questo approfondimento? E così per noi stessi, che cos'è il gnosis auton? Ecco, la metafisica leibniziana, con il suo principio di indiscernibilità, che cioè, diciamo, riconduce a un insieme di proprietà uniche all'individuo stesso, a tutte le sue manifestazioni, ecco, ci insegna una via che il pensiero contemporaneo ancora non ha imboccato, e secondo me invece è profondamente importante e promettente. Da qui è l'importanza di avere la gioia di cercare il vero, che non è solamente un atteggiamento filosofico, ma è un atteggiamento che dobbiamo avere tutti quanti. Ricordo, prima di chiudere questa conversazione, l'appuntamento al Festival Filosofia con Roberto De Monticelli. Prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Questa è una bellissima domanda, alla quale mi è difficilissimo rispondere immediatamente, però posso dirlo, sono 2 giorni che sto leggendo un bel libro di Paolo Nichelli, che è diciamo, è professore a Modena di neurologia, ma che si chiama Il cervello e la mente, un libro quindi molto filosofico. Ecco, e siccome però è un libro filosofico e scientifico, ma assolutamente divulgativo, nel senso rivolto, diciamo, ai pensanti di ogni categoria e di ogni mestiere, io lo consiglio molto. Paolo Nichelli, Cervello e la mente, Il mulino, appena uscito. In un tempo in cui la memoria è una parola che, bistrattata, sta cambiando significato e tirata per la giacchetta, credo che leggere questo libro sia un passaggio importante per capire la funzione del cervello, ma anche per entrare dentro il significato della parola la memoria. Grazie, grazie davvero Roberto De Monticelli. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza.